Presidente, lei ha appena detto che non è un intervento risolutivo, quello per riuscire, insomma, a dare spazio e dare maggiore tranquillità alle imprese balneari. Cosa ci vuole in questo momento? Beh, noi dobbiamo lavorare a livello nazionale, a livello continentale, in Europa, a Bruxelles, con una norma che a partire dal 2033 ci consenta di uscire definitivamente dal perimetro di applicazione della direttiva servizi. Questo perché un risultato, pur molto importante, di 15 anni rappresenta una boccata di ossigeno, permette di rilanciare gli investimenti, ma questo è un settore che prevede gli investimenti molto importanti che devono essere ammortizzati anche in un periodo lungo e deve anche risentire la possibilità di continuare a effettuare degli investimenti perché è una eccezionale peculiarità nazionale, quella del sistema turistico balneare, che rappresenta una delle offerte più travolgenti anche di carattere internazionale, che così come si rinviene in Italia non la troviamo in nessun altro paese del nostro continente. E quindi il dialogo con Bruxelles immagino che debba e possa Non è continuare. stato mai definitivamente interrotto, diciamo soprattutto con la parte legislativa, della rappresentanza degli europarlamentari, ma anche con l'interlocuzione con la Commissione. Credo che ci sia necessità questa volta di una posizione diciamo, propositiva dal punto di vista normativo a livello nazionale. Credo che il tavolo tecnico che è stato annunciato a livello ministeriale ci permetta di definire una proposta di riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime che contenga anche una proposta di definitiva risoluzione per quanto riguarda l'ambito di applicazione della direttiva Lei servizi. ha colto l'occasione anche per lanciare un invito, trattino appello, restiamo nel perimetro della legalità. Sì, assolutamente, cioè, questo è un settore che può e deve lavorare solo a questa condizione. Questa è una conditio sine qua non, senza se e senza ma. Non si può fare, anche per chi rappresenta questo settore, una battaglia per chi non rientra nel perimetro della legalità e chi soprattutto si deve fare solo per chi rientra nel perimetro della correttezza amministrativa, rispettando quell'equilibrio tra pubblico e privato perché si opera sul demanio pubblico, il demanio dello Stato, quello marittimo. Grazie.